Tanto grazie per l'invito, sono sicuro che questa sia non tanto non solo una lezione, ma un'occasione di confronto tra di noi. Mi è stato chiesto di tratteggiare l'origine e il senso dell'opera del liberalismo e poi di mettere in luce come questo abbia inciso su alcune strutture importanti della costruzione europea, magari concentrandomi su alcuni avvenimenti che hanno connotato in modo particolare la costruzione europea. Ora, per discutere di ordoliberalismo, io vi invito a risalire nel tempo e cercare di immaginare una situazione molto particolare, che è quella della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Paese distrutto, un dibattito politico molto acceso, non libero perché condizionato in particolare dagli Stati Uniti, quindi in un clima da incipiente della guerra fredda, ma comunque un dibattito particolarmente vivace, condotto sullo sfondo di una convinzione diffusa che il fascismo tedesco, cioè il nazionalsocialismo, era stata una teoria, una pratica che aveva coinvolto il modo di realizzare il capitalismo in quella fase storica. Il capitalismo in quanto, per banalizzare, ordine economico che si basa sulla proprietà privata da una parte e la concorrenza dall'altra, aveva in qualche modo portato al nazismo in Germania e ai fascismi in larga parte dell'Europa, ma anche, vuol dire, per molti aspetti, un discorso si farebbe lungo, non tutto semplicemente di New Deal, ha diversi aspetti che non sono lontani dall'esperienza fascista, New Deal statunitense. Quindi un dibattito molto forte, una consapevolezza diffusa circa il fatto che il capitalismo andava riconsiderato da parte delle leggi dello Stato, e quindi un terreno molto fertile per far maturare delle idee che avevano una loro storia, in particolare perché erano idee nate all'interno del movimento sindacale tedesco e all'interno della socialdemocrazia tedesca. L'idea era questa: non bisogna recuperare esclusivamente la democrazia politica, perché su questo non nessuno contestava, ma quello che bisognava fare era anche edificare un ordine di democrazia economica. Perché il fascismo non è stato solo ed esclusivamente una perversione della sfera politica, un modo di azzeramento del potere politico. È stato anche questo. Ma per dirla con uno slogan, le libertà politiche si sono pervertite, si sono azzerate per riformare, non per abbattere, per riformare le libertà politiche. Cioè il capitalismo aveva bisogno di un braccio armato dello Stato che mettesse ordine nel modo che si aveva di sviluppare le vicende economiche, che evitasse la cosiddetta autofagia del mercato, un mercato lasciato a se stesso finisce per autodistruggersi, che reprimesse il conflitto sociale prodotto dal funzionamento del mercato, che in poche parole rappresentasse, vi ricordate la famosa immagine, no, del mercato, l'immagine ottocentesca del mercato che si sviluppa autonomamente, capace di autorealizzarsi perché esiste una mano invisibile che mette ordine nelle cose economiche, c'era bisogno finalmente di una mano visibile. E la mano visibile era la mano dello Stato, che riaffermava la superiorità della politica sull'economia, tuttavia per finalità molto diverse da quelle che evoca questa idea della prevalenza della politica sull'economia. Noi pensiamo oggi che ci sia bisogno di una
riconquista dell'ordine economico da parte dell'ordine politico sul presupposto che l'ordine politico si contrappone al funzionamento del mercato, che corregge le storture nel funzionamento del mercato, che impone dei livelli almeno accettabili di giustizia sociale che vengono negati dal funzionamento del mercato. In quell'epoca invece la richiesta di politica era una richiesta di solidarietà della politica con l'ordine economico, cioè la concorrenza da sola non funziona, non si afferma da sola, cioè se non ci sono regole il mercato tende a produrre dei monopoli e degli oligopoli. Bene, allora la concorrenza deve diventare non solo una legge del mercato ma anche una legge dello Stato che riproduce in modo bellissimo la legge del mercato e che diventa quindi uno strumento di direzione politica dei comportamenti. Quindi una politica che è superiore all'economia ma che scignotta l'economia e che non fa altro che imporre un corretto funzionamento del mercato. Questa è fondamentalmente l'idea di ordo liberalismo, no? Sul presupposto che il liberalismo aveva in qualche modo prodotto dei grandi benefici, cioè le rivoluzioni liberali, la rivoluzione francese, avevano liberato l'individuo dai costringimenti dell'antico regime, del sistema feudale, eccetera. Quindi aveva in qualche modo assecondato le istanze liberatorie dell'individuo, adesso c'era bisogno di un qualche cosa che riconducesse ad un ordine queste libertà individuali riconquistate. Ordo, ordine e liberalismo. In pratica mettendo in crisi quello di cui parlavi tu prima, cioè la idea secondo cui il diritto privato è il regno delle libertà assolute. Come vedremo tra un attimo, con l'ordo liberalismo il diritto privato non è il regno delle libertà assolute, è il regno delle libertà funzionalizzate. Quindi, e questo nasce durante il fascismo, perché il fascismo è stato in fin dei conti una risposta alla crisi del capitalismo. Sempre la cultura occidentale è un mix di democrazia e capitalismo. Due vicende che sono tendenzialmente poco compatibili, che comunque producono un equilibrio assolutamente instabile. Quando le cose più o meno funzionano non ce ne accorgiamo, quando le cose funzionano male, solitamente è perché il capitalismo cerca di mangiarsi la democrazia, come sta succedendo in questa fase di crisi economica, come è successo con il fascismo. Il fascismo è stato una sorta di risposta alla crisi del 29. Cioè, il fascismo in Italia inizia prima, però dal punto di vista delle costruzioni economiche, matura, dal punto di vista delle teorie economiche, matura come reazione alla crisi dell'ordine economico. Il fascismo è una teoria economica. Io lo so che quando noi parliamo di fascismo istintivamente evochiamo anche dal punto di vista delle immagini, dell'estetica, l'olio di ricino, il manganello, la camicia nera, l'assalto alle sedi dei sindacati o dei partiti democratici, evochiamo tutte cose che hanno a che vedere con la perversione dell'ordine politico, ma questo è un marketing ed è subdolo, perché ci fa dimenticare che il fascismo è stata sì perversione dell'ordine politico, ma realizzato come strumento indispensabile a raggiungere un nuovo assetto dell'ordine economico. E con questo lo vedremo meglio tra un po'. Non sto dicendo che l'ordoliberalismo è nazista o fascista, sto dicendo qualcosa di peggiore. Sto dicendo che l'ordoliberalismo è indifferente alle sorti della democrazia. Se è necessario per tenere in piedi il mercato, massacrare l'ordine democratico, allora lo si fa. Se invece non è necessario, perché le cose più o meno funzionano senza pervertire l'ordine democratico, allora si lascia funzionare l'ordine democratico. Però visto che il fascismo è un qualche cosa che riguarda soprattutto l'assetto dell'ordine economico, le vicende dell'ordine politico sono una variabile dipendente dalla necessità di tenere in piedi l'ordine del mercato. Ora, tutta questa cosa è stato il fascismo e tutte queste cose erano assolutamente presenti, ritorniamo alla nostra Germania alla fine della seconda guerra mondiale, nel dibattito pubblico, con
una assoluta prevalenza dell'idea secondo cui, come dicevo prima, bisognava recuperare la democrazia politica, ma anche costruire un ordine di democrazia economica, cioè fare in modo che lo Stato si occupasse del mercato, ma non avendo come finalità principale quella di tenere in piedi il mercato e fare in modo che non fallisse, ma solo di proteggere le persone dal mercato, di consentire alle persone di emanciparsi contro il mercato. Se il principio di concorrenza diventa una minaccia per l'emancipazione individuale e sociale, per gli organi liberali questo non è un problema, perché appunto le persone si possono asfaltare sempre l'interesse del mercato. Per un ordine che diventa di democrazia economica questo invece è un problema, e quindi bisogna dare degli strumenti alle persone dentro il mercato, non solo fuori dal mercato, dentro il mercato, per reagire all'invadenza del mercato. Ed è un po' quel principio che è stato accolto così bene nella Costituzione italiana, ma attenzione, noi ritroviamo questi principi in tutte le Costituzioni europee che sono la reazione a un'esperienza fascista. Tant'è vero che quello diventa il principio cardine di quello che io chiamerei costituzionalismo antifascista. Quando si enuncia il principio di parità sostanziale, lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'uguaglianza. Si dice, in poche parole, questo: lo Stato ha l'obbligo di intervenire, sicuramente fuori dal mercato, con gli strumenti dello Stato sociale, ma anche dentro il mercato, e avendo anche un accorgimento nel momento in cui costruisce lo Stato sociale, perché attenzione, lo Stato sociale non è uno strumento di emancipazione delle persone, anche perché lo Stato sociale si è inventato in Europa, Bismarck, e serviva per in pratica costruire una sorta di patto per cui lo Stato, prima gli imprenditori e poi lo Stato, elargiva come gentile concessione dei servizi sociali in cambio della rinuncia alla lotta politica, cioè era uno strumento di pacificazione sociale, di compressione del conflitto di classe. Mentre negli Stati Uniti nasce con un intento ancora peggiore, con un intento di eugenetica sociale. E infatti in Italia lo Stato sociale si sviluppa in modo particolare durante il fascismo, perché era lo strumento attraverso il quale si diceva: tu ottieni un sistema educativo, tu hai l'ospedale, però in cambio devi rinunciare alla lotta politica, non devi rompere le scatole al tempo. Quello che qualifica la democrazia e che rende l'ordine anche economico-democratico sui diritti sociali. Tu Stato mi devi concedere educazione, ospedali e pensioni, non per una finalità che scegli tu, ma perché è uno strumento per me di emancipazione, per realizzare il mio progetto di vita. Quindi, democrazia economica affianca questa idea, no? Per cui fuori dal mercato opera lo Stato sociale che, per il tramite dei diritti sociali, in qualche modo rimuove le diseguaglianze, ma anche dentro al mercato, perché dentro al mercato operano e sono condizionanti rispetto all'emancipazione delle persone, delle forti diseguaglianze. Il lavoratore è tipicamente debole, socialmente debole rispetto al datore di lavoro, ad esempio, e quindi che compito ha lo Stato? Contrastare la debolezza sociale con la forza di uno slogan che spiego un esempio: il lavoratore è più debole, quindi è tutelato da diritto, da diritti particolari in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, e quindi quando ci sono i temi di cui l'articolo 18, la stessa tutela non spetta al datore di lavoro, è una tutela molto più blanda quella del datore di lavoro se si scioglie il rapporto di lavoro, c'è un periodo per anticipare l'intenzione di scegliere un rapporto di lavoro, si perde lo stipendio se non si anticipa l'intenzione di scegliere un rapporto di lavoro. Questa è una tutela molto leggera, perché la forza giuridica del lavoratore costruita dal diritto serve per
contrastare la sua debolezza sociale, o se volete, posta nel termine vista dalla parte opposta, la debolezza giuridica di chi è socialmente forte serve per ripristinare un equilibrio all'interno del mercato. Per quale finalità? Non per le finalità ordoliberali, cioè perché serve l'intervento, per fare una serie di esempi di quali sono gli interventi ordoliberali sul mercato, perché serve per tenere in equilibrio l'ordine economico, no, per emancipare la persona. È una sorta di redistribuzione delle armi del conflitto sociale. Redistribuzione delle armi del conflitto sociale. L'empowerment dei soggetti deboli che in questo modo possono lottare ad armi pari contro i soggetti forti e consegnare appunto alla politica l'esito di un conflitto che riguarda l'ordine economico, ma una politica che non prescrive le finalità, ma che lascia aperto, che consente in questo modo alla lotta politica di essere strumento di emancipazione. Queste condizioni si affermano, dicevo prima, in tutti i paesi che hanno vissuto un'esperienza fascista e che hanno prodotto delle costituzioni che reagiscono all'esperienza. Quindi lo trovate in Italia e in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma ritrovate queste cose, guarda caso, anche in Portogallo, in Spagna e in Grecia, che sono paesi che concludono l'esperienza fascista nella metà degli anni 70. Si ritrovano gli stessi identici principi, figli della convinzione alla base del costituzionalismo antifascista, per cui va bene recuperare la democrazia politica, ma se non la si affianca con la democrazia economica, l'equilibrio capitalismo-democrazia, mercato-democrazia resta instabile e si compiono le mosse. Vi viene in mente qualcosa a questo punto? Sì, i paesi che io ho appena nominato sono i famosi PIGS, sono quelli particolarmente massacrati dalla costruzione europea, che da questo punto di vista è uno strumento di ridefinizione dei rapporti tra politica e economia in termini ordoliberali, cioè la politica si deve interessare dell'economia, ma per sostenere l'ordine economico incentrato sulla proprietà privata e competizione, non per difendere le persone dall'ordine economico e consentire loro di emanciparsi. Anche la Germania ha conosciuto un'esperienza fascista, ma ha una costituzione diversa, perché non hanno simili tedeschi, perché nonostante i socialdemocratici all'epoca all'unanimità fossero per la democrazia economica e nonostante la maggioranza dei cristiano-democratici, il partito adesso in America, fossero d'accordo con i socialdemocratici, quelle che sono tutte cose state diversamente, perché è una costituzione scritta su dettatura statunitense. È molto istruttivo andare a vedere, dico inciso, dove si sono svolti i lavori per la redazione della Costituzione tedesca, mentre da noi si sono compiuti svolti in Parlamento, l'Assemblea Costituente, accompagnato da un enorme dibattito nel paese, con scontri ideologici fortissimi tra comunisti, liberali, cattolici e comunque con la volontà di produrre una sintesi. Se voi andate in una isoletta sta dentro un lago in Baviera, che si chiama Herrensee, andate a vedere la stanza dove si è elaborata la Costituzione tedesca. È una stanzetta, circa un quinto di questa, dove attorno a un tavolo sedevano i rappresentanti, per di più dei giuristi, dei tecnologi, quindi, dei Länder tedeschi, che si sono messi lì e hanno scritto più o meno sotto dettatura il testo della Costituzione, che è passato senza grossi problemi, senza grandi dibattiti nel Parlamento. Questo per dire che francamente non è il frutto del costituzionalismo antifascista quello che è successo in Germania, ma non perché non vi fosse la consapevolezza che ci volesse, che ci fosse bisogno di un costituzionalismo antifascista, ma perché gli statunitensi non si sono fatti i cavoli loro, visto che c'è di mezzo la guerra fredda, eccetera. Per inciso, l'idea di democrazia economica all'epoca dei tedeschi comprendeva tre pezzi, li dico rapidamente anche perché sono utili per capire alcuni dibattiti del momento. Uno era la programmazione, cioè ci voleva un certo livello di programmazione
delle vicende economiche da parte del Parlamento, e questo era anche il luogo della democrazia. Due, la socializzazione dei beni produttivi, con una riflessione all'epoca estremamente avanzata, perché i socialdemocratici avevano storicamente avuto, in particolare in Germania, dei problemi con i comunisti, quindi hanno elaborato delle costruzioni alternative a quelle tipiche comuniste, perché per un comunista l'alternativa alla proprietà privata era la proprietà pubblica. All'epoca invece si pensava, però insomma, in fin dei conti, ed è tra l'altro tutta la riflessione che facciamo sui beni comuni, la proprietà pubblica o privata che sia è uno strumento di violenza, che il proprietario potenzialmente un soggetto che può fare quello che vuole del bene che possiede. Quindi noi abbiamo bisogno, dicevano loro, non tanto di imputare a un soggetto pubblico la proprietà rispetto a un soggetto privato, ma di democratizzare l'amministrazione della proprietà, quindi di coinvolgere i lavoratori, ma anche di coinvolgere soggetti che sono più indirettamente toccati dall'attività produttiva, cioè la comunità di cittadini che insiste attorno all'unità produttiva, ad esempio. Questa è l'idea di socializzazione, ed è una cosa elaborata dai socialdemocratici parecchio tempo fa, che anticipa tutta la riflessione sui beni comuni, che tra l'altro fornisce anche delle soluzioni un pochettino più articolate di quelle che non si forniscono nel dibattito sui beni comuni, dove si dice si vuole un'amministrazione collettiva del bene, a prescindere dal fatto che sia pubblico o privato, dopodiché, dopo aver denunciato al principio, non si sa bene come cavolo costruire questo tipo di amministrazione. Il terzo aspetto è la cogestione, sapete questa famosa particolarità, peculiarità dell'esperienza tedesca, per cui rappresentanti dei lavoratori prendono parte alla governance delle imprese. Ma era il terzo pezzo, adesso in Germania c'è solo questo, non ci sono gli altri, questo semplicemente per dire che da sola la partecipazione dei lavoratori alla governance dell'impresa è uno strumento di pacificazione sociale e basta, perché nella teoria della democrazia economica, nella pratica della democrazia economica, questa deve necessariamente accompagnarsi alla programmazione e alla socializzazione. Bene, vincono invece gli ordoliberali e vince una teoria e quindi una pratica che, come dicevo prima, è radicalmente alternativa all'idea di democrazia liberale. Allora, prima, in fin dei conti, quando ho parlato di uguaglianza sostanziale, di obbligo per i pubblici poteri, no? Di riequilibrare la debolezza sociale, ho in pratica detto questo, che ci si pone il problema delle concentrazioni di potere economico, che però in regime di democrazia economica vengono combattuti dalla possibilità di sviluppare contropoteri economici. Questo si fa nella elaborazione di una sinistra che si pone il problema della democrazia economica. C'è un potere, io devo costruire un contropotere e lo Stato deve dare la possibilità ai contropoteri di svilupparsi, perché sono socialmente indipendenti. Nella teoria economica è tutto l'opposto. Come contrastano le concentrazioni del potere economico? Bisogna polverizzare il potere economico. È tipicamente l'idea secondo cui non sono ammessi cartelli, no? Tutta la disciplina antitrust, non è possibile che degli imprenditori si mettano d'accordo per bloccare il prezzo di vendita di un bene e quindi inceppare la concorrenza. Questo è un liberale, una bestemmia, un ordo liberale, quindi costruisce delle strutture giuridiche che impediscano, quindi traducendo una legge di mercato in una legge dello Stato, che impediscono le concentrazioni di potere. Ma attenzione, perché le concentrazioni di potere non sono solo i cartelli, ma sono anche i sindacati, sono anche le organizzazioni dei lavoratori, anche quelle sono concentrazioni di potere economico, anche quelle inceppano il funzionamento del mercato, perché l'idea ordoliberale, l'individuo deve presentarsi solo di fronte al mercato. Dicevo prima che in fin dei conti l'ordoliberalismo è un completamento del disegno della rivoluzione francese, no? Del disegno liberale. Nella vecchia idea liberale della rivoluzione francese bisognava abbattere le strutture di antico regime, i famosi
famosi corpi intermedi, le corporazioni di arte e mestieri, le chiese, eccetera, 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 perché l'individuo doveva trovarsi qui solo di fronte allo Stato. Ma qua ci troviamo un individuo che è solo di fronte al mercato, dal momento che lo Stato interpreta le esigenze del mercato e ha come scopo principale quello di tradurre le leggi di mercato in leggi dello Stato. E per quale motivo si vuole realizzare questo schema? Molto semplice, perché un individuo solo di fronte al mercato è condannato a reagire in termini automatici agli stimoli del mercato. Se io sono un lavoratore solo di fronte all'imprenditore, il mio salario, da cosa è dettato? Dalla quantità di disoccupati che ci sono, quindi dalla quantità di offerte di lavoro e l'interesse che ha l'imprenditore di assumermi. Certo, in situazioni dal punto di vista teorico, se non ci sono disoccupati e quindi il datore di lavoro è molto interessato alla mia prestazione, io guadagnerò tantissimo. Peccato che non viene succedere il posto, no? Succede che invece c'è disoccupazione, lo vedremo anche perché. Non può che esserci disoccupazione in regime neoliberale, è strutturale. In una situazione di questo tipo io se non costruisco concentrazione di potere economico, cioè se non faccio sindacato, sono costretto a subire le leggi del mercato. E quindi gli organi liberali hanno questo pallino della polverizzazione del potere economico, non tanto per i cartelli, certo anche per i cartelli, ma chi se ne frega dei cartelli? Quello che conta è che polverizzano il potere dei lavoratori. Di fronte a un potere economico polverizzato deve stare però un potere politico fortemente accentrato. L'idea ordoliberale è proprio uno Stato forte, o chiamiamo, diciamo, un'entità politica forte, perché a questo punto nella Costituzione europea non sono gli Stati nazionali, purtroppo, ma è appunto l'Unione europea che diventa un super Stato, uno Stato di polizia economica, che ha come incarico principale quello di sorvegliare il corretto funzionamento del impedire che il mercato fallisca e realizzare questo proposito, lo ribadisco, polverizzando le concentrazioni di potere. Dentro questa costruzione le libertà sono funzionalizzate, cioè ma di tutti. Un imprenditore può esercitare libertà economica, può esercitare o liberamente muoversi all'interno del mercato nella misura in cui la sua condotta consente al mercato di svilupparsi. In fondo anche un cartello tra imprenditori è una libertà, no? Il cartello giuridicamente è un contratto e la libertà contrattuale, se fosse assoluta, dovrebbe assicurare all'imprenditore anche di costruire un cartello. Invece no, è una libertà funzionalizzata, lui può esprimerla se la utilizza per fare concorrenza. Ma non è un interesse dell'imprenditore. Nessun imprenditore ha interesse a fare concorrenza, perché è faticosa la concorrenza. Quello è un interesse del sistema, dell'ordine economico eretto a sistema, che deve sciogliere al proprio interno le individualità e ammettere le condotte individuali solo nella misura in cui realizzano dei comportamenti che servono per mantenere in piedi il sistema. Cioè se per fare concorrenza va bene, se no no. E questo vale anche dall'altra parte, i consumatori. Ma scusate, in un ordine capitalista di libera concorrenza, mentre gli imprenditori hanno come compito quello di moltiplicare la produzione, i consumatori hanno compito speculare, quello di selezionare la produzione. Ma chi l'ha detto che non stava meglio un consumatore della DDR che andava nel supermercato e c'era il detersivo, se c'era, c'è, magari non c'era, però se c'era lo prendevano, lo portava a casa, fine della trasmissione. No, perché in un ordine capitalista invece il consumatore deve entrare al supermercato, ci sono 10 fustini di detersivo, il consumatore è un uomo economico, deve assumere delle decisioni che sono limitate, deve informarsi, da affrontare i prodotti, leggere tutte le etichette,
e selezionare il migliore, ma non per lui. L'ordine economico se ne fotte del singolo consumatore come persona, perché la sua funzione di sistema è quello di individuare la migliore produzione. Ecco che ad esempio tutti i provvedimenti antidiscriminatori che sembrano pensati per produrre l'emancipazione delle persone, in realtà sono degli strumenti pensati per mantenere l'ordine economico, perché il passaggio forse un pochettino complesso, ma pensate all'imprenditore che decide di assumere solo uomini e non assumere solo donne, discrimina sulla base del sesso. Ovviamente il divieto di discriminazione ha un risvolto emancipatorio per le donne, cioè la donna è beneficiata da questa misura. Ma dal punto di vista ordoliberale, il problema non è tutelare la donna, il problema è tutelare il sistema economico che diventa inefficiente se un imprenditore lascia a casa una donna brava per assumere un uomo meno capace di lavorare. Perché complessivamente poi il sistema economico funziona peggio. E la stessa cosa vale, non so, per la vendita, no? L'imprenditore che dice io non vendo ai musulmani, o io non vendo ai cattolici, o io non vendo ai settentrionali, ai meridionali, è un imprenditore che seleziona in modo arbitrario il gruppo dei soggetti, cioè il gruppo dei consumatori, che hanno come funzione di sistema quella di selezionare la sua produzione. Io li posso, no, autonomamente scegliere coloro i quali sono chiamati a selezionare la mia produzione, perché è indistintamente il gruppo dei consumatori. Tant'è vero che la prima legge antidiscriminazione nel mondo occidentale è del 1944, è statunitense ed era il divieto nell'industria bellica di discriminare tra lavoratori neri e lavoratori bianchi, perché c'erano imprenditori razzisti che lasciavano a casa i neri e questo danneggiava lo sforzo bellico degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti comunque se ne fottevano nell'emancipazione dei neri. Di riflesso questa misura ha avuto un'emancipazione, una funzione emancipatoria dei neri, ma la finalità prima era una. E questo è l'ordoliberalismo, che però si è potuto affermare anche grazie a una campagna di marketing molto particolare. Intanto non si è utilizzato, si è individuato un nome molto sexy, perché l'ordoliberalismo nasce durante il nazismo e insomma con forti connessioni con il nazismo, ma il nome ordoliberalismo è nato negli anni 50, nei primi anni 50, quindi non era tanto quel nome che voleva nascondere che era semplicemente l'idea che questi qua, questi ordoliberali, proponessero un qualche cosa incapace di produrre giustizia sociale. E quindi nasce un nome che noi conosciamo molto poco, ma iniziamo piano piano a conoscere nel dibattito pubblico, che è economia sociale di mercato. In Italia se ne è iniziato a parlare quando il Trattato di Lisbona, nel 2007, introduce tra le finalità dell'Unione Europea l'edificazione di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e lo inserisce nel preambolo laddove prima si parlava di competizione, di mercato competitivo. Cosa fanno i commentatori italiani? Ecco, vedi, questa è la nascita dell'Europa sociale, non si parla più di concorrenza, ma si parla di economia sociale di mercato. Cosa sarà questa economia sociale di mercato? Sarà il capitalismo da volto umano, no? Questo riferimento al sociale. E tutti lo scrivono nei commentari del Trattato di Lisbona, i giuristi in particolare parlano di questo, anche gli economisti, eccetera. Peccato che se si studiasse invece la storia dell'economia sociale di mercato si scopre che questo nome se lo sono inventati proprio nel 1945 per rendere sexy l'idea ordoliberale di gestione del mercato. Ed economia sociale di mercato nasconde volutamente un equivoco molto forte sul concetto di sociale. Economia sociale di mercato vuol dire che l'economia di mercato è sociale in quanto tale. Il miglior modo per redistribuire la ricchezza in società
non è quello che prevede l'intervento dello Stato. Questo è del tutto inefficiente, dico il miglior modo. Il miglior modo di redistribuire ricchezze in società è affidarsi al mercato. E per questo il mercato è sociale. E per questo l'inclusione sociale è ridotta a inclusione nel mercato, che è un'idea che si è impadronita di noi. Pensate al PD, ma non al PD renziano, che sembra che il PD renziano sia neoliberale, invece prima erano tutti di sinistra. Bersani, quello delle mitiche lenzuolate, che cosa diceva? Come si fa ad emancipare le persone? Beh, insomma, si cerca di creare un po' di concorrenza tra le assicurazioni, un po' di concorrenza tra le banche. Cioè, io tutelo le persone in quanto consumatori e in quanto consumatori cerco di costruire un ordine molto incentrato sulla concorrenza, perché la concorrenza garantisce il fatto che questi poi ricevono dei prezzi più bassi sul mercato, a parte che non è vero. A parte il fatto che, porca Eva, un consumatore, se non vuol dire, se paga poco un prodotto, l'imprenditore da qualche parte deve tagliare, no? E taglia sui salari. Ma cazzo, il consumatore è anche un lavoratore, e se non hai soldi in tasca, come cavolo fa a consumare? E quindi noi ci costruiamo un mondo spazzatura, no? Prodotti a prezzi sempre più bassi, junk food, cibo di merda, produzioni di merda fatte sfruttando il lavoro, eccetera, eccetera, perché ci sono delle persone con pochi soldi in tasca, perché sono quelle pagate per fare quelle cose di merda. Ed è tutto un circolo virtuoso, cioè virtuoso, vizioso, allucinante, no? Che serve per... serve all'ordine capitalista, che non sa più che fare per prendersi un scalone, no? Lo fa con questi meccanismi. Comunque, per questo c'è il mercato, questa espressione sexy, guardate che è stata questa espressione resa popolare con una campagna di marketing incredibile pagata dagli imprenditori, in particolare dai chimici, in particolare da quelli che facevano il gas per le camere a gas, realizzato l'olocausto, con filmini proiettati nei cinema, storielle messe nei quotidiani fatti a fumetto, con dei personaggi che erano diventati famosi, no? C'era l'operaio che finalmente scopriva che non è vero, che questa democrazia economica era una fregnaccia, che bisognava affidarsi al mercato, eccetera, eccetera, eccetera. In questo modo ha vinto. C'è stata l'era Adenauer, con il miracolo economico, che è dipeso dalla congiuntura positiva, non è dipeso dal fatto che c'era l'economia sul mercato, però è passato questo messaggio. Poi c'è stato Kissinger, il primo, un cancelliere tedesco dal passato nazista, che fa la prima grande coalizione, che ha una lunga storia, la grande coalizione di Germania dal 66 al 69. Con i socialdemocratici che vengono ammessi nella coalizione solo perché qualche anno prima, a Bad Godesberg, si sono rimangiati tutta la democrazia economica. Cosa hanno lasciato in piedi della democrazia economica, che comprendeva la programmazione, la socializzazione e la cogestione? Hanno lasciato in piedi la cogestione, cioè lo strumento di pacificazione sociale, o meglio di repressione del conflitto sociale, laddove viene isolata dalle altre cose, appunto dalla pianificazione della programmazione. E poi tutto marcia in avanti verso, fino ad arrivare a tutte le questioni che noi conosciamo. Quanto tempo ho? Non vi sto commentando, arriviamo alla pianificazione, che è il momento in cui l'economia sociale di mercato, da teoria e pratica economica, riceve la consacrazione da parte del legislatore. Alla riunificazione, che viene nel 90, col trattato della riunificazione, si giunge attraverso un passaggio intermedio, cioè un paio di mesi prima della riunificazione vera e propria, si ha un trattato tra le due Germanie che stabilisce qual è la base per arrivare poi alla riunificazione, e si menzionano una serie di questioni che hanno a che vedere anche con i principi a partire dai quali bisogna individuare l'ordine economico comune. E lì finalmente si menziona
l'economia sociale di mercato, e la si definisce per la prima volta e si dice è un ordine incentrato sulla proprietà privata, sulla concorrenza, sulla libera formazione dei prezzi e sulla libera circolazione dei fattori della produzione, cioè capitale, lavoro, merci e servizi. Quindi, e questo nel 1990, in 17 anni sul Trattato di Lisbona che parla di economia sociale di mercato, quindi chi fa il mio mestiere ed è pagato per studiare, forse dovrebbe studiare prima di dire che l'economia sociale del mercato è il capitalismo del mondo. E qui abbiamo il passaggio appunto alla costruzione europea, dove, dicevo prima, necessariamente l'economia sociale di mercato, quindi l'ordoliberalismo, ha a che fare con un'architettura istituzionale pensata per danneggiare per un motivo molto semplice. Allora, anche qui torniamo un po' indietro. Bretton Woods, l'incontro tra potenze per cui avrebbero vinto la Seconda Guerra Mondiale, che disegnano l'ordine economico internazionale. E lì si dice, tra le altre cose, è fondamentale per l'ordine economico internazionale che le merci circolino liberamente. In questo erano tutti d'accordo, quindi tendenzialmente bisogna abbattere le barriere doganali che impediscono o intralciano la circolazione delle merci. Però se ci sono, guardate, se le merci circolano liberamente, invece i capitali col cavolo devono circolare liberamente, i capitali devono essere invece imbrigliati alla dimensione territoriale. Tant'è vero che si dice, per impedire la disoccupazione bisogna dare soldi ad alcuni stati. E per questo ci penserà la Banca Mondiale. Quindi i soldi, laddove non ci sono, non arrivano attraverso questo meccanismo magico della circolazione dei capitali, che secondo i neoliberali è lo strumento attraverso il quale i soldi confluiscono verso le zone povere del pianeta, o le zone povere della costruzione europea. No, per quello ci vuole uno strumento che ne sia una banca che cazzo gli dà i soldi, ovviamente non a criteri di mercato. Perché capitali, se cifrano liberamente, producono un effetto inevitabile. Si può richiamare libertà di mercato e poi dire, ma poi ho voluto il mercato e adesso mi è nato un casino. Come mai? Perché è chiamato mercato. Perché se i capitali cifrano liberamente, gli stati che cosa fanno? Politiche per attirare i capitali, ovviamente. I mitici investitori, no? Che sono il tipo umano di riferimento degli ordini neoliberali. E come si attirano i capitali? Semplice. Bisogna abbattere la pressione fiscale sulle imprese, sui medici esistitori, e bisogna abbattere i salari e rendere precario il lavoro. Cioè il lavoro va precarizzato e svalutato. A queste condizioni i imprenditori arrivano. Se ne vanno anche 5 minuti dopo, se il vicino o anche uno lontano ti abbassa la pressione fiscale solo di mezzo punto, o consente di massacrare il lavoro solo un pochettino di più di quanto l'hai massacrato te. Come succede? Vi ricordate la tigre europea in Irlanda, no? Che improvvisamente grande boom economico perché aveva appunto adottato le politiche neoliberali, aveva abbattuto il costo del lavoro, la pressione fiscale sulle imprese, e aveva un sacco di capitali. In effetti questi si sono arricchiti, tanto. Poi però i capitali se ne sono andati rapidamente come erano arrivati, e infatti l'Irlanda si è beccata al Fondo Monetario Internazionale in casa. E qua veniamo al punto, il Fondo Monetario Internazionale e le modalità attraverso cui si è proceduta la costruzione. Prima di arrivarci una piccola parentesi, quello che si è costruito adesso è un sistema che concepisce evidentemente la crescita economica, ma non è tiene insieme all'occupazione, alla piena occupazione. Mentre era una preoccupazione che i lesiani, i mitici cosiddetti 30 gloriosi, potremmo fare la terminologia, però sono gli anni dell'ordine economico costruito in termini keynesiani, no? Che significa sostenere la crescita attraverso la domanda. Se tu vuoi avere delle persone che consumano, devi mettere i soldi in tasca.
come si mettono soldi in tasca? Le persone devono pagare tanti salari. E cosa producono i salari elevati? Producono non solo la capacità di consumare, ma anche piena occupazione. E cosa produce questo? Produce anche il potere, insomma un compromesso keynesiano che produce un circolo virtuoso fatto appunto di salari elevati, piena occupazione, potere dei lavoratori e quindi conflitto sociale, che è l'ingrediente indispensabile per tenere, non per fare chissà che cosa il socialismo, ma per evitare che il capitalismo si mangi la democrazia, per fare uno straccio di capitalismo dal mondo, ma la robetta socialdemocratica, mica vuol dire chissà che cosa, non la rivoluzione anticapitalista, semplicemente fare in modo che il capitalismo non si mangi la democrazia. Nel momento in cui tu fai circolare i capitali, rende impossibile il funzionamento del compromesso keynesiano, perché se tu abbassi la pressione fiscale non puoi pagare lo stato sociale, e se tu tieni bassi i salari non metti in moto quel meccanismo salari consumi. Quindi il compromesso keynesiano viene affossato, così come viene affossato quello che si chiama il compromesso di Bretton Woods, che è l'idea secondo cui le merci ci sono, i capitali che ci sono nel certo e guardate che questo principio è scritto ancora adesso nello statuto del Fondo Monetario Internazionale, l'articolo 4 dello statuto del Fondo Monetario Internazionale parla di controllo della circolazione del capitale, perché questi non erano cretini come quelli di adesso. Dopodiché, quando tu hai un sistema costruito in questi termini, non puoi far altro che incentrare la crescita, ovviamente non su un meccanismo che la tiene insieme alla piena occupazione, ma deve essere un ordine economico tenuto su dall'esportazione, come tipicamente sti cavoli tedeschi. La Germania, quasi la metà del prodotto interno lordo è fatto di esportazione, che è una cosa abnorme. Gli Stati Uniti circa il 20% del prodotto interno lordo è fatto di esportazione, il resto è consumo interno, che però presuppone il fatto che i cittadini tuoi abbiano i soldi in tasca, ma il consumo interno non c'è. Però i tedeschi hanno potuto fare questo, perché i campioni di ordoliberalismo hanno, fornire solo un'indicazione, attraverso quei delinquenti dal punto di vista della crisi sociale di Schröder, hanno istituito i cosiddetti mini jobs, che sono lavori pagati quando sono stati istituiti 400 euro al mese, poi adesso 450. Ovviamente la differenza tra i 450 e il minimo esistenziale ce la mette lo Stato, che a casa mia si chiama aiuto di Stato alle imprese, però per i tedeschi no. Quindi i tedeschi, la Germania è ricca, i tedeschi sono poveri e quindi loro hanno un PIL alto perché esportano. Tra le altre cose esportano anche soprattutto all'interno dell'Unione Europea, con ciò realizzando squilibri economici a danno degli altri paesi. E infatti nel diritto dell'Unione Europea è previsto anche una procedura di infrazione per squilibrio macroeconomico. Quando tu hai una bilancia commerciale fortemente alterata, se tu esporti tantissimo, molto più di quello che importi, c'è qualche altro sfigato che importa molto di più di quello che esporta, quindi quello sta male per la stampa di te. E questa è un'alterazione dell'equilibrio macroeconomico europeo. E infatti è prevista la procedura di infrazione, che ovviamente non si applica ai tedeschi. Dicevo, di per sé inizialmente la costruzione europea non era ostile, pregiudizialmente ostile al compromesso keynesiano, anche perché nasce in un'epoca in cui questo compromesso keynesiano era diffuso in Occidente. E difatti i trattati parlano di una preoccupazione tipicamente ordoliberale, neoliberale, che è quella della stabilità dei prezzi, ma il controllo dell'inflazione, che è, diciamo così, lo sfondo per realizzare esclusivamente politiche di matrice austerità. Che se tu devi tenere i prezzi bassi, devi avere pochi soldi in circolazione. E se vuoi che ci siano pochi soldi in circolazione, devi fare poca spesa pubblica. E se fai poca spesa pubblica, non puoi fare il compromesso keynesiano, mettere i soldi in tasca ai lavoratori, fare stato sociale, che viene la vendita, eccetera, eccetera. Però i trattati non parlano solo di questa guerra, parlano anche di piena occupazione. Sicché la politica economica
della costruzione europea poteva anche evolvere in un altro modo. Come si è fatta a farla evolvere così? Beh, sono con dei trucchi, perché sino agli anni 70 si diceva prima o poi l'Unione Europea, all'epoca l'Unione Economica Europea, avrà una politica economica comune e anche una politica monetaria come aspetto della politica economica. La politica economica, cioè la parte della moneta e la parte del bilancio, cioè come faccio il mio bilancio, come guadagno soldi, con quale tasse e come li spendo, con quale stato sociale, eccetera. Questa politica economica, di bilancio in senso stretto. E poi c'è la politica monetaria, cioè quanta moneta faccio circolare. E all'epoca si diceva, prima dobbiamo scegliere il tipo di politica economica da fare, no? Dovremmo metterci d'accordo e capire se è più importante la piena occupazione, quindi Keynes, oppure se è più importante controllare l'inflazione, quindi il neoliberalismo. Poi sceglieremo una politica monetaria conseguente rispetto a questa. E noi oggi ci troviamo in una situazione veramente ridicola, che fa ridere se non facesse piangere, per cui la politica economica, formalmente, questo dicono i trattati europei, è di competenza degli stati. Gli stati, in teoria, hanno la competenza in materia di politica economica. Cioè, in teoria, possono scegliere come spendere i soldi e come guadagnarli. Però, in un sistema nel quale la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, e quella è una politica monetaria che ti impone l'austerità, perché ha come preoccupazione unica il controllo dell'inflazione, quindi vincoli strettissimi sul deficit e vincoli strettissimi sul debito. Quindi noi abbiamo un ordine economico che formalmente ci dice che tu puoi fare i bilanci come fai voi, dopodiché abbiamo una politica monetaria gestita dal centro che impone una politica di bilancio necessariamente di una crescita moderata. E la svolta di questo è stata formalizzazione con il trattato di Maastricht, ma poi quel delinquente di Delors, grande eroe della costruzione europea, in realtà grande cinghia di trasmissione dei grandi lobbisti europei, della tavola rotonda degli industriali europei, una lobby che esiste ancora adesso, potentissima, che si era costituita poco prima dell'avvento di Delors, con in rappresentanza dell'Italia Pirelli e Agnelli. Quella è una lobby che rappresenta più della metà del PIL europeo, e questi hanno fatto tutto quello che dettavano questi. Finalmente consolidare un sistema di libera circolazione dei capitali e poi giungere ad una moneta unica, che presuppone però il fatto che i paesi possano aderire alla moneta unica solo se realizzano delle politiche di tipo unico. Maastricht, lo spartiacque, no? Che ci costruisce questo. E il metodo per arrivare a consolidare questa cosa liberale è una sorta di mercato delle riforme. Io sono convinto, è una provocazione ma sì, non c'è un punto, che si può costruire una storia alternativa della costruzione europea, dell'Unione Europea, attraverso la ricostruzione di come essa nei momenti salienti nasce da un mercato delle riforme. Persino nella fase in cui viene pensata, cioè quando in Europa si tratta di distribuire i proventi del piano Marshall, che come ben sapete era un piano di finanziamento della ricostruzione in Europa e non solo in Europa, che aveva come finalità prima evitare, in un'epoca di incipiente guerra fredda, evitare che non si potesse presentare il capitalismo come un motore di benessere. L'Europa era talmente con le pezze al sedere che hai voglia di dire noi vogliamo il capitalismo, ci vogliamo ancorare all'Occidente capitalista, perché tutti stavano morendo di fame e quindi era come dire il capitalismo che non c'è noi. In un'epoca nella quale, come dicevo all'inizio, era perfettamente chiaro a tutti che il capitalismo qualche zozzeria l'aveva fatta se si era potuto affermare il fascismo. Quindi, per la nascita di Marshall, ma nasce anche quello che poi diventa l'OCSE, l'Organizzazione della Cooperazione Economica Europea, si chiamava allora,
e si è chiamata così fino al 61, che serviva per assicurarsi che coloro i quali ricevevano i fondi del Piano Marshall poi realizzavano anche delle riforme di tipo neoliberale, cioè soldi contro riforme. E guardate che questo schema perverso diventa il motore della costruzione europea. E la prima volta che viene formalizzato questo è per colpa della sinistra storica europea, perché vi riporto al Regno Unito 1976, quando James Callaghan è il premier laburista di un governo che si trova a fronteggiare una grave crisi economica e c'è uno scontro sulle ricette a cui ricorrere per fronteggiare questa crisi economica. C'è tutto un pezzo di partito laburista legato alle unions, ai sindacati, alla sinistra storica di questo paese, cioè ovviamente con metodo keynesiano. Quindi bisogna mettere soldi in tasca ai lavoratori. Però per mettere i soldi in tasca ai lavoratori, questo mi dispiace, è un modo politico che dovremo prima o poi noi, cioè chi si sente appartenente a una certa sinistra, deve sciogliere, senza lavoro. Il compromesso keynesiano, quindi la possibilità di tenere insieme piena occupazione e crescita economica, presuppone un certo controllo sulle frontiere. Non se ne esce, perché non possono circolare liberamente i capitali e qualche volta devi anche fare qualcosa sulle merci. Perché se tu metti i soldi in tasca ai lavoratori e questi però li spendono per comprare merci di un altro paese, hai fatto un buco nell'acqua. È un tema molto complesso. Purtroppo c'è una retorica, ci circonda una retorica per cui chi parla di frontiere, chi parla di sovranità nazionale, identitaria la Salvini. Io sto parlando di sovranità popolare, sto parlando di dimensione nazionale, sto parlando di l'unica arena capace di produrre conflitto sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, torniamo al Regno Unito. C'è uno scontro tra questa ricetta, in particolare diciamo, il ministro di San Antonio Ben, che capofila di coloro i quali provvedevano in questa direzione, e James Callaghan, che invece dice no, vogliamo fare austerità. Cioè i laburisti inglesi anticipano la Thatcher e decidono di fare austerità, realizzando due fantastici risultati. Il primo fa vincere la Thatcher, perché la sinistra storica non ha ancora capito che quando si mette a giocare a fare il piccolo neoliberale, poi la volta dopo si perde. Perché giustamente le persone di solito all'imitazione preferiscono l'originale, quindi grazie per aver fatto politiche neoliberali, tra l'altro grazie al fatto che tu hai contatti con il sindacato, quindi controlli la piazza, però adesso devi andare palle, perché per gestire le politiche neoliberali chiami i neoliberali, non chiami te, quelli veri, non te che giochi a fare. Primo grande risultato, e infatti poi è arrivata la Thatcher. Primo grande risultato. Secondo grande risultato, questo per fare le politiche austerità non c'è un soldo. E allora cosa fanno? E chiamano il Fondo Monetario Internazionale. Il primo intervento del Fondo Monetario Internazionale in Europa si realizza nel 1976. E cosa fa il fondo? Arriva lì e dice, benissimo, c'è problema, io intervengo, vi do dei soldi, cioè vi presto dei soldi del Fondo Monetario, mica regala, presto, sono poi restituibili. In cambio però tu fai riforme neoliberali, ti impegni a spalancare le frontiere, quindi non se ne parla neanche di lontanamente, di bloccare la circolazione dei capitali, controllare quelle delle merci, eccetera, eccetera. E a queste condizioni tu ricevi soldi. Di nuovo, il mercato, soldi contro i fondi. Che noi troviamo nei momenti fondamentali di sviluppo della costruzione europea. Innanzitutto, dopo pochissimo, nell'allargamento a sud. Guardate tutti i grandi, che anche nell'allargamento a est, che sono due momenti fondamentali, perché sono rilevanti per la retorica europea, perché la retorica europeista è quella per cui, cioè quando un europeista non sa più che cacchio dire, dice però l'Europa ha creato la pace, ha costruito la pace. E visto che ha costruito la pace, ha combattuto i totalitarismi, teoria neoliberale, no? Che mette insieme socialismo, fascismo, tutto tanto, tutto lo stesso calderone, quando la distinzione fondamentale è che, cioè, è che i socialisti, vuol dire, sulla costruzione dell'ordine politico sono stati bravissimi, però vuol dire hanno combattuto il capitalismo, quindi puoi mettere, se sei attento ai dinamiche dell'ordine economico, puoi mettere fascismo e socialismo sullo stesso tempo. Però la retorica è quella per cui cade il fascismo in Portogallo, Spagna e Grecia, e cosa fai? Devi far entrare nella costruzione europea, no? Perché fa
parte è una logica conseguenza del pacchetto marketing su cui tu ti costruisci. La stessa cosa vale per lei, se no cadono le dittature socialiste, quindi devono, questi paesi devono essere fatti entrare. Però c'è un problema, che questi non hanno una struttura, un'architettura istituzionale e una cultura economica di tipo neoliberale. In particolare non ce l'hanno i portoghesi. Sapete che il Portogallo si libera in modo incruento dal fascismo, però in modo rivoluzionario sì, c'è la rivoluzione dei garofani, che aveva fatto una serie di promesse molto importanti, di smettere l'impero coloniale portoghese, questo tra le altre cose aveva creato un rientro imponente di cittadini portoghesi in Portogallo, e un governo rivoluzionario che all'articolo 1 della sua Costituzione scrive che è per il superamento della società divisa in classi, quindi un governo se non marxista quantomeno marziano, li lascia disoccupati, imbottisce la pubblica amministrazione di persone, che sembrava il minimo, no? Dopo la reazione, dopo la liquidazione del colonialismo. Però questo evidentemente significa fare delle politiche del tutto incompatibili con una costruzione neoliberale, e allora cosa fa l'Unione Europea? Si mette d'accordo con il Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale arriva in Portogallo, seconda metà degli anni 70, primo programma, il secondo programma più incisivo tra l'83 e l'85, presta dei soldi, indovinate, in cambio di riforme neoliberali. E quindi è un secondo momento in cui si consolida questo. All'estero addirittura l'hanno fatta alla luce del sole, perché hanno costruito la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la BERS, che come missione ha proprio questo, prestare soldi in cambio della ricompensione in termini capitalistici della cultura istituzionale, della cultura economica dei paesi che hanno aderito all'Unione Europea. Non solo! Voi sapete che l'Unione Europea gestisce dei fondi strutturali per la coesione territoriale, economica e sociale, che originariamente significava dare attuazione al fondamento di una qualsiasi straccio di comunità politica, che è quello per cui le aree ricche si trasferiscono soldi dalle aree ricche alle aree povere. Non esiste costruzione politica, no, che non ha questo principio. E per questo nacquero a suo tempo i fondi strutturali con pochissimo finanziamento, non era l'affermazione piena di questo principio, però cosa succede nel frattempo? E viene formalizzato in un regolamento europeo del 2013, quindi questa è una cosa ormai scontata. Anche i fondi strutturali si concedono solo ed esclusivamente in cambio dell'impegno a realizzare, si dice nel regolamento, una sana governance economica, che significa riforme neoliberali. Quindi persino quella cosa lì, che potrebbe far pensare a qualcuno, è un embrione di solidarietà all'interno della Costituzione Europea, cioè, no, perché non servono per quello, servono per incentivare il ritorno alla normalità capitalistica, se ci sono delle fasi di cedimento verso in qualche cosa che aiuta molto umano, sul presupposto che evidentemente il capitalismo o è duro, è puro, o non è. Forse hanno ragioni neoliberali a dire che il capitalismo per volto umano è un qualche cosa che è già in odore di socialismo, perché evidentemente è, possiede questo, perché realizza un equilibrio sano tra capitalismo e democrazia, però dal punto di vista del capitalismo è una costruzione che diventa instabile, perché il capitalismo diventa nervoso, perché ha altra parte. E quindi c'è una forza attrattiva della normalità capitalistica, gestita in Europa attraverso l'Unione Europea come ricatto. E l'ultimo ricatto, in ordine di tempo, è quello che noi sull'Europa conosciamo benissimo e che, come dicevo prima, riguarda i paesi della tradizione del costituzionalismo antifascista. L'ultimo ricatto è quello che riguarda la ristrutturazione del debito sovrano. Un principio cardine della Costituzione Europea è quello per cui i soggetti pubblici, in particolare le banche centrali, non possono prestare soldi agli stati. Per una ragione molto semplice: se io non posso ricevere soldi in prestito da un soggetto pubblico,
comunque ha bisogno di soldi, e tutti hanno bisogno di soldi, perché tutti i paesi europei sono indebitati. Però se mi posso indebitare con la banca centrale, con chi mi indebito? Col mercato. Però il mercato a quel punto detta le sue regole e dice: se secondo me, leggi, se secondo un'agenzia di rating, tu sei solido e tra 10 anni mi restituisci quasi sicuramente i soldi, io ti faccio pagare un tasso di interesse molto basso perché non devo remunerare un rischio. Se invece io penso che tu sia un po' scassato, magari perché hai una costituzione antifascista, ma magari perché hai troppo potere ai lavoratori, magari perché hai il principio di uguaglianza sostanziale, eccetera, 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 allora tu mi devi remunerare un rischio, perché io inizio a pensare che tra 10 anni non sei in grado di restituirmi i soldi, allora pari interessi molto elevati. A volte talmente elevati che la cosa diventa insostenibile. Allora sì che l'Unione Europea decide di prestarti dei soldi, ma non per salvare la Grecia, ma le banche o comunque l'Unione Europea, perché c'è la paura dell'effetto domino, no? Allora, in quanto potenziale untore, no? dell'equilibrio economico europeo, io ti presto dei soldi, ma come te li presto? Condizionati, ed è scritto nei trattati, ed è ciò che amministra il cosiddetto fondo salva stati, termine tecnico, meccanismo europeo di stabilità, il futuro fondo monetario europeo, che amministra esattamente questo. Quindi diciamo che è difficile uscirne, è una gabbia, è insostenibile. Io credo anche che sia irriformabile a queste condizioni. Deve succedere qualche cosa, anche, secondo me, con questo chiudo, magari può diventare tema di discussione, anche un autentico europeista deve capire, avere, non ho delle certezze, perché chi si presenta con la verità in tasca e non ha capito niente. Ma l'impressione molto forte è questa, che anche gli autentici europeisti devono riconoscere che le cose si raddrizzano se c'è un recupero di sovranità nazionale, intesa come sovranità popolare, no? Perché la dimensione statale nazionale è la dimensione del conflitto sociale, e il conflitto sociale è quello che ci consente di levarci dalle scatole di questa classe dirigente e eventualmente pensare ad una costruzione europea nella quale prima si decidano le politiche economiche, si decida che siano politiche economiche incentrate sulla piena occupazione, che la crescita economica deve portarsi dietro la piena occupazione, una costruzione che poi faccia delle politiche economiche conseguenti con questa idea, una costruzione che abbia dei meccanismi di solidarietà interna. Questi sono i nostri temi che presuppongono appunto un ripassaggio dalla dimensione nazionale. Non banalizzerei questa riflessione su euro sì, no, perché la moneta è uno strumento. Se tu fai delle porcate con l'euro, le stesse identiche porcate le fai con la lira. Se tu sei una classe dirigente indegna, fai delle schifezze sia nella costruzione europea sia fuori dalla costruzione europea. È chiaro che noi non possiamo pensare di fare un passo indietro, recuperare sovranità e tenerci l'attuale classe dirigente, perché questi dicono ce lo chiede l'Europa, ma lo vogliono fare loro, perché la politica significa dire: abbiamo una regola, una struttura istituzionale che in teoria mi consente di fare una cosa, e io conflitto sociale, politica, ripoliticizzo il mercato, dico: non lo faccio, ne discutiamo tutto, se no sbatto la porta, se lo faccio cadere la politica. Questo è il conflitto, non è amministrazione del sistema, non è voglio lo 0,2 piuttosto che lo 0,1 del sistema, quindi non è una cosa. E quindi a queste condizioni, secondo me, questa è un po' la direzione della riflessione, secondo me più importante da fare, ripensare una nuova, però il passaggio su livello nazionale mi sembra.